Salutiamo tutti gli amici di Milanello che ci seguono da tutto il mondo. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, male, rimediate subito per non perdere nulla sul Milan. Parliamo oggi del post Donnarumma. Il suo contratto è scadenza, lo sapete, nel 2021, il che significa o rinnovargli il contratto o cederlo quest'estate o perderlo a zero tra un anno. Io credo che sia il secondo scenario più probabile, cioè quello di separarsi nella prossima sessione di mercato. Per il post Donnarumma, sapete, sono seguiti profili italiani come Musso, dell'Udinese, che però costa molto, Meret del Napoli, che secondo me è il profilo migliore, e Sirigu, un po' più chilometrato, ma comunque affidabile, del Torino. Oggi la stampa portoghese fa riecheggiare il nome di Luis Maximiano, portoghese, 21 anni, estremo difensore dello Sporting di Lisbona, club del quale è diventato titolare a metà stagione. Scavalcando appunto le gerarchie, è il portiere della nazionale portoghese Under 21, non ancora della nazionale maggiore, ma sta facendo molto bene. Profilo che piace, scadenza del contratto 2023, è molto giovane, se ne era già parlato, devo dire, negli ultimi giorni di marzo, ed è stato accostato anche all'Inter, che lo seguiva per un'ottica un po' più futura per il post Handanovic, quindi magari tra un anno. Il Milan invece preferirebbe prenderlo subito per dargli i guantoni da titolare nel posto Donnarumma. E dunque pensa di andare a trattare con lo Sporting. C'è una clausola rescissoria importante, 45 milioni di euro, però emergenza economica. Il Milan preferirebbe appunto andare a trattare, e la valutazione di mercato in questo momento sembra girarsi intorno ai 20 milioni di euro. Quindi il Milan metterebbe da parte comunque un po' di soldi incassandoli dalla cessione di Donnarumma, li reinvestirebbe una parte appunto su questo portiere portoghese. Che sta facendo molto bene, è uno dei. Scusate, ma questo è mio figlio dietro che sta guardando i cartoni, silenzio, Ricky, grazie. Ed è uno dei portieri emergenti nel panorama calcistico europeo. Il vantaggio è che ha un ingaggio molto, molto, molto basso e permetterebbe al Milan quindi di risparmiare molto appunto nel bilancio. Rispetto ai 6 milioni di euro di Donnarumma, lui prenderebbe 1,5 milioni. Massimo 2, ma credo appunto 1,5 milioni sia la cifra congrua, e quindi capiamo bene il risparmio. Questa è la situazione, magari lo potete vedere anche su altri filmati YouTube. Alto 1,90, a me è un profilo che non dico convince perché non lo conosco benissimo, bisogna misurarlo nel campionato italiano, però intriga, anche se preferirei sempre Meret, che è già ben collocato nella realtà italiana ed è appunto italiano. Ditemi il vostro parere, ancora grazie e iscrivetevi a Milanello, mi raccomando, non perdetevi nulla della vostra squadra del cuore, tanti punti di vista, calciomercato, notizie, live e tutto quello appunto che vi può tenere compagnia in questi giorni. Grazie, grazie anche da Ricky.